Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera. Ciao Beppe Fabio. Marconi. Allora, oggi parliamo di un cittadino che si chiama? Mauro Moretti. Allora, Mauro che aveva questo permesso, questo è quello nuovo, questo giusto? È quello nuovo, sì. Che cosa è successo a settembre? Che mi è scaduto il 2 settembre, con precisione mi è scaduto il permesso di sosta per il traffico limitato, la ZTL. E da allora, senza saperlo chiaramente, perché non mi ero accorto di questo, hanno cominciato a maturare delle multe che sono arrivate ieri l'altro, il 31 ottobre. Ne è arrivate le prime quattro per accesso nella zona traffico limitato. Come se io non risiedessi qui, sono 35 anni che abito qui. Se lei è andato avanti e indietro pensando che il permesso fosse ancora in vigore. Anche perché è un permesso che dura 3 anni. No, ecco appunto, ora questo qui che io ho rinnovato per esempio ora il 2 novembre, io dovrei nel 2020, il 2 novembre del 2020 ricordarmi che devo andare a pagare un'altra volta questa cosa. Quindi cos'è successo? Sono arrivate qui quante multe? 12 ne sono arrivate, 12 ne hanno fatte 12. Di quanto importo? Sono tutte sui 90 euro, ora io non mi ricordo l'importo preciso perché... Sì. Quindi lei è andato allo sportello unico? Sì, sono stato allo sportello unico a rinnovare il permesso. E ho fatto anche lì le mie rimostranze perché mi sembra una cosa assurda che nel 2017 con tutti i telefonini, computer, quello che abbiamo, l'unico modo per far sapere al cittadino che ti è scaduto un permesso è farti arrivare a casa 12 multe da 100 euro l'una. E quindi, è riuscito a farsene togliere qualcuna? Le multe sono state tolte tutte, sì. Solo che però io devo pagare le spese postali, 15 euro ogni multa. Beh, quindi, quindi sono 200 e quasi. Sì, meno che le ultime 4 che sono ancora non sono state mandate alla posta. Di 8 devo pagare, che ho già pagato il cedolino, 121 euro. Io volevo aspettare perché siccome mi sembrava ingiusto pagare queste cose, volevo fare un ricorso, provare... Ma se non le pago, vanno avanti, la procedura mi va avanti, per cui mi ci va anche le altre 4 che per ora mi hanno tolto. Sì, funziona così. Però scusate, nel senso, lui sta qui da una vita, voglio dire, no? Sì. È una cosa assurda. Giustamente dice, lui dice, e come faccio a ricordarmi? Purtroppo non abbiamo più a che fare con le persone, abbiamo a che fare con i computer. I quali computer, quando quel giorno, senza che avvertano nessuno, hanno questa data a memoria, dal giorno successivo automaticamente, senza dire niente a nessuno, emettono la multa, perché qui c'è una telecamera, passa automaticamente. Il vice neanche la vede questa cosa, perché passa tutto in automatico. Bisognerebbe modificare il programma o il sistema che si togliesse la data di scadenza, però c'è un altro problema poi, dopo c'è chi se ne approfitta, perché... Facciamo un esempio, i tagliandini dei posti dei invalidi. La gente che ce l'ha se ne approfitta perché non avendo scadenza, se non alla morte dell'invalido, va bene, quando muore l'invalido non lo riconsegnano e continuano ad utilizzarlo e è difficile controllarli. Questo purtroppo se per legge... Andrebbe cambiata la legge o lo statuto del Comune d'Arezzo che dice che invece di 3 anni valgono 5-6, ma la scadenza gli va data, perché se non gli si dà una scadenza diventa un bailame, nessuno può più controllare niente. Potrebbe essere vincolato se uno sta qui, perché lo deve rinnovare, scusa? Se uno è residente qui, finché è residente qui è valido. Allora no? Bisognerebbe che l'anagrafe, l'ufficio unico, provvedesse anche a questo, al momento in cui lui cambia residenza, automaticamente gli stacca il permesso. Però a questo punto qui è il Comune di Arezzo che deve fare un programma per poter... Quanti si ricorderanno che dopo 3 anni preciso quel giorno scade? No, è chiaro che ci marciano, scusami. No, non trovi che ci marciano? Ti do il telefonino. Di chi mi dai il telefonino? Adesso, ti do il mio telefonino? Per fare? Per farti vedere le scadenze che ho un altro anno, fra 2 anni, fra 3 anni.
ma te sei un commerciante. Il problema... Purtroppo è tutto così oggi. Io capisco lui e ha ragione, no? Però purtroppo è così. E oggi si parla con le macchine, non si parla più con le persone. Ma loro allo sportello unico mi hanno detto che si stanno adeguando perché se hanno riscontrato... Ma infatti devo modificarlo. Solo che io 5 minuti fa, un quarto d'ora fa, prima che voi arrivaste, ho trovato una mia amica. Ne ho parlato, dico, oh, attenta che non ti scada il permesso. A lei gli è successo 5 anni fa, ha detto la stessa cosa. Ecco, allora io voglio dire, a me stamani mi hanno assicurato che guardi su tutta una serie di cose che riusciranno ora da ora in poi. Speriamo. Ma se qua che adeguino, se 5 anni fa è successo già e da 5 anni che succede le stesse cose. Ma nella pubblica amministrazione non funziona così, ecco, ci vogliono anni per fare le cose. Non c'è proprio... Per fare un semplice modificare una piccola cosa ci vogliono anni. E la pagate, spera che magari ti ottenga un rimborso di queste spese. È quello che vuoi. Le spese postali non gliele rimborso. Io volevo fare appunto questo, mi ero fatto dare l'indirizzo mail perché... per fare un ricorso perché mi sembra proprio un'ingiustizia, una vessazione come tante altre. Se non interviene un provvedimento, la Polizia Municipale non glieli può togliere perché altrimenti se no sarebbe danno erariale perché è il comune della spesa. E allora bisogna che fosse il sindaco, la giunta a fare un provvedimento ad hoc per non fargliele pagare. Ma scusi, io al comune di Arezzo ho per esempio un passo carraio. Sì. Tutti gli anni mi arriva un bollettino da pagare per rinnovare il passo carraio. Sì. Non potrebbe funzionare la stessa cosa. Cosa c'è di diverso? Fra 3 anni mi arriva un bollettino dove mi dice guardi venga a pagare il rinnovo del cosa c'è di difficile? Qual è la complicazione? C'è l'utente diverso. No, c'è il coglione come al solito. La tosa per la pubblicità la riscuote la ditta privata e quindi siccome pende l'aggio su quello che riscuote si preoccupa di mandarlo. Qui invece c'è il comune che non lo fa. Va bene, vedremo insomma magari di chiederlo anche al sindaco queste situazioni come le vogliamo. Glielo chiederei. Io parlerei con il sindaco e gli direi come possiamo risolvere questa problematica, perché in effetti è difficile con tutte le migliaia di cittadini che abitano in ZDL, che tutti si ricordano quando scade, se non altro gli passano avviso un mese prima. Fino adesso, prima che entrasse in funzione questo qui per esempio, c'era un permesso che valeva 5 anni. Ogni anno però dovevi andare a prendere un bollino, bene o male, all'inizio dell'anno, te te lo ricordavi, l'appuntavi nel calendario, a fine anno c'avevi l'appunto che dovevi andare a rinnovare. Ora non c'è più. Te, come faccio nel 2020 a ricordarmi che il 2 novembre devo andare a rinnovare il permesso della ZTL? È impossibile. Chiederemo al sindaco di modificare questa cosa, ne parleremo con il sindaco Alessandro. Io vi ringrazio della vostra. Grazie. Vi ringrazio della vostra. Che metta un chip nel cervellone che 30 giorni prima mandi una lettera che non costa niente. Grazie. Grazie a voi della vostra cortesia. Arrivederci.